partita, mister. Come? Un po' di cuore per voi, staff e Marina, contro il Siracusa. Ma sai, ti potrei dire che tutte le partite sono uguali. Però è innegabile che insomma giocare contro la squadra della propria città un po' l'effetto c'è, anche se noi dobbiamo pensare a noi stessi perché stiamo passando un periodo un po' particolare, un po' avaro di risultati, quindi dobbiamo pensare a questa gara senza pensare che ci possono far male, anzi dobbiamo essere noi nelle condizioni veramente di giocare con molta grinta, con molto agonismo, perché stiamo incontrando la quarta forza del torneo, quindi potenzialmente è una gara difficilissima. Però sono abbastanza fiducioso perché insomma, ho visto i ragazzi allenarsi bene. Questo lascia ben sperare. La sconfitta di Pagani può aver dato, diciamo così, quello schiaffetto per far riprendere la squadra, forse dal punto di vista mentale più che altro. Sai, parlare prima non è facile, non è bello, dobbiamo vedere come reagisce la squadra. Io sono sicuro che reagirà bene, però questo non lo possiamo decidere ora. Veniamo da una sconfitta e quindi ci dobbiamo mettere nelle condizioni di cominciare a far punti. E questo lo sapremo solo domani. Mi auguro che il risultato sia a nostro favore, anzi sono molto fiducioso da questo punto di vista. Però ripeto, sappiamo pure che stiamo incontrando la quarta forza del campionato e una squadra che fuori casa ha fatto tanti risultati, una squadra che prende pochi gol, quindi diciamo che si preannuncia una gara difficile. Meglio brutti e vincenti o comunque cerchiamo la prestazione? A bocce ferme ti potrei dire brutti e vincenti. Abbiamo bisogno di fare i punti e quindi ti potrei dire così, però non è nel nostro DNA essere brutti e vincenti. Quindi noi se vogliamo sempre che le nostre squadre giochino a calcio, sviluppano mole di gioco e credo che sarà così anche domani. Però insomma, dobbiamo pensare a fare punti perché ne abbiamo bisogno, anche perché poi lo meritano i ragazzi prima perché lavorano costantemente e poi insomma anche la piazza e i nostri tifosi, vogliamo un po' cercare di dargli qualche nota lieta. Soprattutto i tifosi. Capito. Il sacrificio li facciamo noi. Lo so, i sacrifici tutti li facciamo, non è. Quando si perdono le partite e non si fanno punti, non è che lo facciamo che ci mettiamo del nostro. Insomma, i ragazzi vanno sempre in campo, cercano di dare sempre il massimo. Almeno io mi ricordo da calciatore, non c'è stata mai una partita che sono andato in campo e avevo in testa di perderla. Si scende in campo sempre per cercare di vincerla, di dare il massimo. Poi ci dobbiamo ricordare sempre che ci sono pure gli avversari. Il quadro è completo. Mister, quando facevamo prima la conta dei convocati, alla fine siamo rimasti con pochi centrocampisti, sarà una mediana un po' da inventare per domani. Sì, qualche problemuccio ce l'abbiamo, visto l'indisponibilità di Urso, la squalifica di Maimone, Sanandria che l'avevamo adattato in quel ruolo è stato fuori, anche se ora è in ripresa. Però non c'ha tutta la partita sulle gambe. Un po' in emergenza ci siamo. Quest'anno è un anno da questo punto di vista maledetto, perché ne abbiamo parlato già la settimana scorsa. Abbiamo tanti infortuni.
situazioni un po' così strane, anomale, a questi si aggiunge che poi nel momento pure di difficoltà, di qualche infortunio di troppo, si aggiunge pure una squalifica nel ruolo che e quindi però insomma non mi piace che dobbiamo fasciarci la testa. Abbiamo tanti altri giocatori, sono sicuro che chiunque verrà chiamato darà il proprio contributo alla squadra. Mister Perusso, si è parlato di scelta tecnica a microfoni spenti, lo ha detto il mister Audieri, no? Si dovesse protrarre questo problema, diciamo tra virgolette, diciamo a questo punto erano fondate le voci che vedevano Iannini vicino al Matera, monitorato, quando mi sta dicendo una cosa che non posso darle nessuna risposta, non perché non la voglio dare, ma perché non so. So che Urso è scelta tecnica, aspettiamo, se vediamo se si protrae questa situazione, allora magari ha ragione a dire così. Non le so dire altro, so che è una scelta tecnica del tecnico, quindi non aggiungiamo nient'altro a questo. Casoli potrebbe occupare il ruolo, diciamo, a fianco di De Falco, chiaramente avendo quel giocatore. Abbiamo tante alternative, ci sono parecchi giocatori che possono fare quel ruolo, valuterà il tecnico sicuramente nelle prossime ore. Che squadra è questa? Siracusa è una squadra di categoria, una squadra che gioca molto, molto aggressiva, ha molta corsa, è una squadra che ti cerca spesso la profondità, è una squadra che gli piace verticalizzare tantissimo, giocare sulla seconda palla, è una squadra che, ripeto, fuori casa ha fatto tanti punti. Su questo dobbiamo stare attenti, perché se noi, di solito una squadra che gioca in casa concede 50 metri di campo agli avversari dietro la difesa, se non di più a volte. Quindi questo fatto che magari loro riescono a verticalizzare subito, ad accorciare, a giocare sulla seconda palla, possono mettere in difficoltà, come hanno testimoniato i risultati che hanno fatto fuori casa. Quindi, ripeto, dobbiamo essere molto attenti a soprattutto nella fase di possesso, a posizionarci bene nelle transizioni negative, a essere molto attenti sugli attaccanti, a chiudere eventuali lanci lunghi. Però prima di quello io credo che la cosa più importante è fare pressione sulla palla in modo tale che eviti questa verticalizzazione e magari giocare con più intensità e con più agonismo magari sulle prime palle, sugli attaccanti avversari. Da fuori, guardando le ultime partite, magari l'idea che mi sono fatto è quella di una squadra che in attacco ci va però non riesce a concretizzare, poi magari in difesa ogni qualvolta gli avversari hanno una mezza occasione la riescono a concretizzare, ma come si può risolvere questo problema? Perché è un po' un problema che magari si porta avanti da... Come si può risolvere? Io ti posso dire si risolve solo con il lavoro, però è vero quello che dici. Io credo che noi dobbiamo creare molto di più in avanti. Non basta avere 4-5 palle, dobbiamo essere palle gol, dobbiamo essere bravi a crearne molto di più, perché purtroppo in quest'annata un po' così anomala il nostro golletto lo subiamo sempre, e quindi è un cane che si morde la coda, dobbiamo essere bravi a fare qualche golletto in più e magari dietro a evitare queste piccole distrazioni che poi ti stanno portando a perdere punti, a pareggiare partite, se non a perdere addirittura. Quindi è un problema più difensivo, stare attenti dietro, significa un problema più difensivo o c'è qualche problema anche io credo che alla fine sono soprattutto dei problemi di distrazione a livello di concentrazione, perché gli errori che commettiamo, che i gol che subiamo
è frutto un po' della poco concentrazione di alcuni calciatori, perché abbiamo subito dei gol in calcio d'angolo con delle marcature che abbiamo perso di vista, con uomini che saltano da soli. Questo, se non è concentrazione, insomma, non è null'altro, perché subire un gol su marcature già predisposte e lasciare magari dimenticarsi l'avversario è solo quello, è una distrazione, un calo di concentrazione da parte dei calciatori. E le dobbiamo evitare, insomma, perché poi alla fine sono queste cose che ti stanno un po' condizionando il cammino del nostro campionato. E poi logicamente qualcosina in più la dobbiamo fare in avanti, lo dobbiamo fare, dobbiamo essere più mobili, dobbiamo essere più incisivi, più concreti. A volte ci sono stati dei momenti che siamo stati belli, ma non siamo stati concreti. Poi quando siamo brutti non riusciamo a fare gol, quindi cerchiamo di essere un po' più concreti. Io questo, poco fa, quello che mi diceva il vostro collega, diceva allora brutti e vincenti. A bocce ferme sì, mi accontenterei, intanto vinciamo la partita, che poi la miglior medicina in qualsiasi situazione sono sempre le vittorie, sono sempre i punti, le sconfitte, i risultati che non vengono, non ti portano mai nulla di buono, anzi ti portano a condizionarti, ti portano a perdere un po' di stima, di fiducia. La migliore medicina sono state sempre le vittorie nel calcio. Infatti a Pagani la squadra è sembrata un po' depressa e questa depressione, diciamo, che ha coinvolto un attimino l'ambiente. Perché poi... Ma a Pagani è una partita strana, è stata, perché onestamente una partita, un ambiente strano, un po'... Non abbiamo fatto malissimo, perché al primo tempo si può dire le occasioni da gol abbiamo avuto solo noi, due tre palle gol abbiamo avuto, abbiamo subito questo gol strano, questo a inizio secondo tempo, questo mezzo fallo che di solito viene fischiato e non dato, c'è un difensore che ti sta coprendo la palla che sta andando viene spinto, di solito lo danno il calcio di abbasso l'ingenuità del difensore. Abbiamo subito il gol, però poi abbiamo cominciato un po' a giocare, abbiamo avuto le nostre belle occasioni, non le abbiamo messe dentro, le abbiamo sfruttate. Però insomma, alla fine forse magari non meritavamo di vincere, ma neppure di perdere, credo. Perché la squadra tutto sommato aveva. Cioè, il secondo tempo meritava di pareggiare la partita. Però, insomma, uno accetta un po' quello che è il risultato del campo e ne dobbiamo fare trarre lezione da questa sconfitta. E come si fa? Cercando di essere più concentrati. Allora io dico, se quella palla magari Gigli la sta coprendo in quel modo, la deve coprire con più intensità agonistica. L'avversario non ti deve buttare a terra. Ci dobbiamo fare ancora più furbi, ci dobbiamo fare. Mister. Magari capita e non perdiamo la partita. Un po' di tempo fa Oteri in conferenza stampa dichiarò che fino alla fine la squadra avrebbe lottato per raggiungere almeno per arrivare tra le prime 5 posizioni. Ad oggi, questo momento appunto un po' difficile con la vittoria che manca da circa 2 mesi, quanto questo obiettivo può essere appunto raggiungibile? Ma noi non ci sentiamo afflitti, non ci sentiamo giù, noi lavoriamo tutta la settimana, prepariamo la partita per cercare sempre di vincerla, indipendentemente lo giochiamo in casa, fuori casa, se abbiamo perso, non abbiamo perso. Noi anche questa settimana abbiamo provato la partita sapendo di andare incontro a una partita difficile, con avversari difficili, ma la vogliamo vincere. Noi non ci poniamo
degli obiettivi, noi vogliamo andare avanti, noi guardiamo sempre quello che sono avanti, noi ora giochiamo contro il Siracusa, l'obiettivo non è che stiamo guardando dietro, l'obiettivo è che noi vogliamo avvicinarci al Siracusa, quindi noi vogliamo classificarci il più avanti possibile, che poi a fine campionato saremo quarti, quindi ottavi, settimi, sesti, poi magari alla fine lo accetteremo. Ma se noi in questo momento siamo settimi, ottavi, logicamente è normale che il nostro obiettivo è cercare di scalare posizioni e avvicinarci il più possibile a quelli che ci stanno avanti. E noi questo obiettivo ce l'avremo sempre, ce l'avremo da qua a fine campionato, lo dobbiamo sempre avere. Non possiamo stare a guardare dietro, noi dobbiamo guardare quelli che sono avanti e dobbiamo scalare posizioni, se ci riusciamo. Quindi noi vogliamo un limite di, vogliamo arrivare terzi, quarti, no, vogliamo scalare posizioni, noi ora ci vogliamo avvicinare, il nostro obiettivo sono quelli che sono avanti, non quelli che sono dietro. Mister, per te è un po' di straordinario, vista l'ulteriore squalifica di Mister Otero, ti tocca... Ma sai, straordinario, io alla fine la gara la prepara sempre il tecnico, mi dispiace che la squadra c'ha un padre, il padre è l'allenatore, quello che prepara la settimana, e quindi in questo momento sono privi di un punto di riferimento importante, con tutto quello che posso dare io d'aiuto, possa essere d'aiuto, però l'allenatore in panchina è sempre l'allenatore in panchina. Voglio dire, non è che ci dobbiamo nascondere, io non, la partita la prepara lui, fa tutto lui, quindi è giusto, sicuramente il fatto che non è in panchina può essere un punto sfavorevole per la squadra. Per questo chiedo un po' a tutta la squadra di essere più presenti, più concentrati. Dobbiamo dare di più, dobbiamo mettere di più tutti, perché sennò non riusciamo a vincere la partita. Ok? Grazie. Okay. Grazie.